Buonasera, diamo comunicazione dei dati del bollettino di oggi. Intanto registriamo 369 nuovi guariti che portano il totale dei guariti a 2.335. Ci sono anche 2.853 nuovi casi di pazienti positivi, attualmente il totale dei positivi è 20.000. 603. Di questi, 9.268 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. 1.672 sono in terapia intensiva, sempre rimane fermo la percentuale del 10% dei pazienti in terapia intensiva. Purtroppo poi oggi abbiamo registrato un numero di deceduti di 368 nuovi deceduti. Per quanto riguarda l'attività della CROSS, della Centrale Remota di Soccorso Sanitario, eh, oggi sono stati disposti ulteriori sei trasferimenti rispetto a ieri e il totale complessivo dei pazienti trasferiti dalla Lombardia verso altre regioni e di 40 pazienti. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi registriamo 3.385 volontari, a cui si sommano le forze di polizia, le forze armate, i colleghi del dipartimento e sanitari. Le tende per il pre-triage sono incrementate di 7 unità, il totale delle tende di pre-triage nelle strutture sanitarie sono il numero di 548 e analogamente sono incrementate di 19 unità le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Abbiamo anche distribuito dall'inizio dell'emergenza oltre 11 milioni di dpi, mascherine FFP2, P3, chirurgiche, occhiali, guanti, tute, monouso. Abbiamo anche in Pianificazione domani la distribuzione tra un milione e mezzo e due milioni di mascherine chirurgiche e di 300.000 mascherine FFP2. Vorrei concludere eh, questo mio intervento con il richiamo alle regole e quindi uscire soltanto per esigenze lavorative, per esigenze eh, relative a cure mediche, a fare la spesa, quindi limitare al massimo i viaggi e eh, le uscite fuori dalle proprie abitazioni. Io mi fermo qui, eh, ringrazio ancora una volta il professor Silvio Brusaferro che è qui con me e eh, gli do la parola. Buonasera, eh, io sarò molto sintetico poi rispondo eventualmente a domande che vorrete porre. Eh, come sempre stasera abbiamo pubblicato sul nostro sito eh, un'infografica eh, che sintetizza l'analisi epidemiologica dei dati raccolti. Come sempre sottolineo che i dati che si trovano e sono, sono, sono scaricabili come PDF dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità, sono dati che sono leggermente in ritardo rispetto a quelli presentati dalla protezione civile che sono puntuali, cioè risalgono a pochi minuti fa, i nostri eh, risentono di un piccolo ritardo legato al fatto che sono dati che provengono dalle regioni e che danno informazioni specifiche sulle caratteristiche delle persone, dei casi eh, e degli eventi che si verificano nelle regioni. Per il momento mi fermerei. Buongiorno, eh, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Due domande molto veloci. Oggi, se non sbaglio, su base quotidiana assistiamo al maggior numero di contagiati in un giorno. Volevo sapere se eh, i dati di oggi corrispondono alle vostre previsioni e se possiamo dire che ci stiamo avvicinando al picco da voi previsto nei prossimi giorni. E la seconda domanda invece volevo chiedere se è possibile dare l'età media dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e sapere anche la percentuale per fasce d'età, se è possibile. Grazie. Allora, per quanto riguarda il tema delle curve, eh, noi stiamo, come ho detto più volte, non eh, ci esprimiamo rispetto allo stato della curva, la stiamo misurando, stiamo vedendo eh, delle crescite che sono un po' diversificate per regione. Chiaramente, a livello nazionale, il numero assoluto oggi è eh, più elevato. Stiamo monitorizzando e nel bollettino che proponiamo due volte a settimana, il prossimo sarà martedì. Avremo un'analisi più puntuale e forse riusciremo ad avere anche qualche dato in più rispetto allo eh, scenario generale nazionale articolato per regioni. Per quanto riguarda nello stesso bollettino, troveremo i dati aggiornati per quanto riguarda terapia intensiva per fasce di età. Oggi abbiamo dei dati stratificati per decesso. Eh, che mantengono sostanzialmente eh, le percentuali che, ci siamo, che abbiamo condiviso in queste giornate. Eh, questo è il dato che possiamo eh, lavorare. Stiamo lavorando in accordo con le regioni, raccogliendo questi dati in maniera sistematica, così poi da poter rappresentare eh, al meglio la situazione reale, ma anche da poter interpretare... Eh, in qualche modo le tendenze e capire un po' l'andamento dell'epidemia a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale perché, e provinciale perché questo è in qualche modo oggi abbiamo un paese che ha realtà a regioni e province dove la circolazione è eh, diversa come intensità e quindi è molto importante avere questo quadro anche diversificato. Martedì come abbiamo sempre fatto, martedì e venerdì avremo andato un report eh, su tutte, sulle morti, sui decessi che eh, produciamo bisettimanalmente e avrete quel report che ormai conoscete credo che è fatto da una relazione eh, descrittiva con alcune tabelle e poi con una serie di mappe eh, regionali eh, fino, a, fino a comunali che danno un po' l'idea di come sta andando nei vari territori del nostro paese il tutto. Credo colgo l'occasione per sottolineare come proprio in virtù di questa curva altri paesi europei stiano adottando misure analoghe alle nostre, eh, che sono le misure che oggi in qualche modo conosciamo come più efficaci nel modificare la curva e, e confidiamo che il fatto che anche altri paesi in Europa le adottino possa e creare un'azione sinergica. Eh, Stefano Coradino, Rai News 24, per la prima volta ci sono due nuove regioni con vittime che sono la Sardegna e la Calabria, questo a valore il, il dato che eh, appunto il contagio riguarda sempre di più tutto il territorio nazionale, non solo le regioni del nord? Sì, è un dato che ci siamo detti. Eh... Abbiamo detto in molte occasioni che questo oggi è un problema che aff sta affrontando, stanno affrontando alcune aree del Paese, eh, alcune in realtà veramente vorrei chiamare eroiche, eh, però è una realtà che tocca tutto il paese per cui nessuna parte del paese, nessun cittadino può sentirsi esonerato, può sentirsi non coinvolto in questa sfida. E da qui colgo l'occasione per ribadire l'appello a tutti nell'adottare tutte le misure raccomandate, ripeto, tutte le misure raccomandate, eh, anche laddove apparentemente sembra dalle nostre mappe che oggi i casi siano molto limitati. Se non le adottiamo lo scenario, non riusciamo a modellare la curva e rischiamo di creare scenari particolarmente critici. Colgo anche l'occasione per ricordare come in tutto il territorio nazionale, ma in questo momento consentitemi di sottolineare soprattutto nei territori dove la circolazione è molto elevata, dove le persone ricoverate sono moltissime dove eh, le persone che sono in quarantena anche con pochi sintomi a casa sono moltissime eh, che queste persone oggi stanno ricevendo un'assistenza grazie all'impegno straordinario, oserei dire eroico di molti colleghi, di tutti i colleghi, medici, di tutti i professionisti, di tutti i volontari che quotidianamente lavorano per garantire a tutti i pazienti la migliore assistenza possibile, anche a costo qualche volta della loro vita e colgo l'occasione per ricordare un collega al quale mi lega, anche, mi lega anche un rapporto di collaborazione e di amicizia, un collega di Varese che ha speso una parte importante della sua vita per la formazione per formare i propri colleghi, per garantire la massima professionalità continuamente aggiornata da parte di tutti i colleghi. E vorrei ricordare anche, co il collega si chiama Roberto Stella, vorrei ricordare anche un'altra persona, un operatore del 118 che in questi giorni, facendo, garantendo il servizio in una zona del paese, dove particolarmente elevata è la circolazione del virus e dove particolarmente elevato è il numero di persone che abbisognano che necessitano di assistenza sanitaria, grazie al loro lavoro, grazie al lavoro di persone, di tantissime persone e professionisti e volontari come loro, che oggi il nostro Paese riesce a dare una risposta, anche e soprattutto nelle aree dove oggi. La situazione più critica. Questo, ribadisco, deve però porre a tutti noi l'impegno in ogni era del Paese di essere consapevoli che i nostri comportamenti possono cambiare la modalità con cui la curva epidemica si, eh, si verifica. Ciao Guitelli buonasera. Una domanda al professor Brusaferro. Eh, il um, presidente del, uh, del Veneto, Luca Zai, ha detto che vuole fare i tamponi di massa a tutta la popolazione. Questa, se non ricordo male, è un'indicazione che va contro quello che dice l'OMS e quello che avete detto voi stessi nei giorni scorsi. Volevo capire se cambia qualcosa dal vostro punto di vista o se rimane l'indicazione vostra. Al commissario Borrelli, invece, volevo chiedere: il presidente Fontana eh, ha continuato a chiedere eh, la realizzazione dell'ospedale di Milano, alla Fiera di Milano, chiedendo a voi appunto di intervenire. Avete sottolineato nei giorni scorsi che il problema non era il fare l'ospedale, ma la mancanza di attrezzature e soprattutto la necessità di reperire medici e infermieri. Volevo capire come si esce da questa storia. Grazie. Per quanto riguarda il tema dei tamponi, eh, ci troviamo in una situazione, noi siamo inseriti in un contesto internazionale, abbiamo una continua collaborazione con le organizzazioni internazionali e siamo in continuo contatto con loro e come ho detto nel primo intervento, il fatto che altri paesi europei oggi seguano il nostro comportamento, adottino le misure che noi abbiamo adottato come paese, alcune settimane or sono, dà anche la dimensione di come sia estremamente importante essere coordinati in questo senso. Quindi io credo che oggi la posizione che posso eh, esprimere a livello del Comitato Tecnico Scientifico e delle raccomandazioni è quella espressa a livello internazionale. Per quanto riguarda l'ospedale alla Fiera di Milano, Voglio ribadire che eh, le esigenze eh, sono state rappresentate e le difficoltà sono anche note, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature, come ricordava lei, e il personale sanitario. Stiamo risolvendo entrambe le cose perché oggi, come sapete, questa sera ci sarà un Consiglio dei Ministri che varerà un decreto legge nell'ambito della quale sarà previsto il potenziamento del personale sanitario e quindi lì dentro si potranno individuare anche le risorse da mettere a disposizione in termini di eh, risorse umane. Per quanto riguarda invece le apparecchiature, noi stiamo lavorando per fornire eh, la Regione Lombardia e alle altre regioni di quelle che sono le strumentazioni necessarie, in particolare i ventilatori che servono per far funzionare i posti di terapia intensiva. Anche in questo frangente si sta tenendo una riunione proprio Sull'ospedale alla fiera di Milano. Buonasera, Giorgia Sotaro di Anne Cronos. Allora, rimanendo sul tema dell'ospedale, volevo eh, sapere, ieri sera è arrivata la nomina di Bertolaso. Come ha preso questa nomina? E, e se già vi siete sentiti? Eh, poi ho altre due domande per il professor Brusaferro. Allora, io sono molto felice che Bertolaso possa dare una mano alla Regione Lombardia e quindi sono felice che possa essere di questa partita. Eh, io non lo nascondo, sono una persona che è stata tirata su e cresciuta da Bertolaso e credo che, eh, di aver imparato molto da lui. Quindi il mio rapporto è ottimo, con Bertolaso ci siamo sempre sentiti quindi sarò felice di poter lavorare insieme a lui. Per il professor Brusaferro volevo chiedere se può fare chiarezza, onde evitare insomma, mh, psicosi eh, nei cittadini, mh, sulla permanenza del virus sulle superfici, che è un tema che comunque ricorre, girano eh, messaggi, mh, fake news sul tema e quindi se può chiarire effettivamente superfici e vestiti. E eh, sul tema mascherine, eh, oggi ho notato, andando a fare la spesa, moltissime persone correre con la mascherina messa e guidare addirittura con mascherina e guanti. Anche su questo se può dare indicazioni su qual è l'uso corretto per evitare sprechi e eccessi. Allora, sul primo punto è una questione che ormai ci accompagna da quando questa epidemia è iniziata. Eh, noi abbiamo dei dati eh, sperimentali eh, su virus sui coronavirus che mostrano come possano sopravvivere in tempi di qualche ora fino a qualche giorno su superfici diverse laddove queste, eh, su queste superfici rimangano eh, completamente protetti o non vengano esposti a pulizia, non vengano esposti a opere di disinfezione, non vengano esposti a tutta una serie di eh, diciamo, elementi come sole, come la pioggia, come eh, come le temperie, oggi girava una voce sulla permanenza del virus, sull'asfalto e cose del genere. Eh, evidentemente dobbiamo essere consapevoli che questo virus ha una sopravvivenza che può variare da alcune ore a alcuni giorni nelle vere superfici, però le raccomandazioni che sono: sappiamo anche che questo virus è molto sensibile ai disinfettanti, sia a base di cloro sia a base d'alcol ma anche di altri principi disinfettanti, ma ci siamo sempre allo stesso tempo detti alcuni elementi importanti. Le super, il virus si trasmette attraverso droplet e questo è un primo elemento importante, l'altro mezzo di trasmissione può essere il contatto attraverso mano e abbiamo detto però che il miglior modo per prevenire la trasmissione dell'infezione è lavarsi frequentemente e in maniera corretta le mani. Questa è la miglior prevenzione rispetto alle superfici. Ci siamo anche a possibile trasmissione attraverso superfici. Abbiamo anche sempre detto che accanto a questa igiene personale è molto importante un'igiene degli ambienti dove appoggiamo le nostre mani. In alcuni eh, luoghi possiamo farle in maniera sistematica, nei luoghi pubblici che frequentiamo... Certamente ci può essere una pulizia, una disinfezione periodica, ma essendo frequentate da più persone la miglior prevenzione è quella di lavarci le mani eh, frequentemente e in maniera corretta. Quindi questo è un elemento, credo, estremamente importante di cui essere consapevoli che vale per questo virus ma vale anche per tutte le infezioni. L'altra domanda era sul... Questo per gli oggetti che noi portiamo da fuori, dentro casa? Per esempio al supermercato adesso si usano i guanti, quindi forse il problema è, è rarissimo, però come ci dobbiamo comportare? Ma guardi, gli oggetti che noi portiamo di per sé le sono superfici eh, che devono essere contaminate per poter essere, ovviamente, per portare. Credo che è una via di trasmissione che in assoluto non possiamo escludere, ma che è altamente improbabile. Eh, I cibi o altri oggetti in genere sono in particolare, penso ai cibi, sono confezionati in forma molto rigorosa. La normativa europea precedentemente già in vigore è molto rigida e molto precisa nelle, sulle modalità di confezionamento, per cui credo che questo non sia effettivamente un problema. Il problema è invece la, la uh, consapevolezza di dover sempre garantire un'igiene adeguata, primo elemento. Il secondo. Elemento che lei poneva nella domanda è dimensionare correttamente il tipo di rischio. Allora, dal punto di vista del guidare da soli in macchina con i guanti e la mascherina, onestamente eh, credo che con i presupposti che eh, ci siamo sem abbiamo sempre condiviso in queste settimane sulle modalità di trasmissione, evidentemente non è un elemento particolarmente eh, giustificato. Okay, questo è il primo elemento importante. Viceversa, se poi uno invece deve viaggiare in una macchina affollata e magari ha delle sintomatologie respiratorie, l'uso della mascherina è appropriato perché protegge rispetto ad altre cose. La corsa, se uno va a fare jogging o running, a parte che immagino possa avere qualche problema, soprattutto se deve mantenere dei ritmi elevati nella prestazione fisica, perché comunque le mascherine anche le più buone hanno un potere filtrante e quindi in qualche modo fanno da barriera per il respiro. Ma il problema che dobbiamo avere sempre in mente è il distanziamento sociale, cioè il tem la distanza che dobbiamo mantenere tra uno e l'altro. Per cui se una persona corre eh, da sola in mezzo ai campi, onestamente pare abbastanza difficile immaginare come possa trasmettere eh, potenzialmente anche delle goccioline. Viceversa, se corre in un ambiente affollato una maratona, questo potrebbe essere, ma i decreti attualmente in vigore hanno escluso questo tipo di eh, possibilità e quindi torniamo alla raccomandazione iniziale, un rispetto rigoroso e puntuale delle raccomandazioni in essere è la miglior misura per rallentare la curva. Daniele Perraroli, Tg2. Io volevo sapere come vi spiegate l'aumento dei, dei decessi nelle ultime 24 ore ma anche negli ultimi giorni, se in qualche modo è correlato con le difficoltà delle terapie intensive in Lombardia e se avete dei numeri su questo. Io vedo che rispetto agli ultimi giorni le terapie intensive in Lombardia scendono, immagino perché i posti siano di meno. Grazie. Ma io credo che i posti in terapia intensiva sono in fase, sono, sono stati ampliati, ma qui il dottor Borrelli certamente ha dei dati eh, più eh, significativi e più puntuali di quanto possa avere io in questo momento. Dal punto di vista dell'andamento, eh, come non mi esprimo sulla curva, non vorrei esprimermi eh, su questo tipo di dati. È un dato che stiamo monitorando. Fare considerazioni rischia di essere... Eh, di non avere sufficienti elementi per poter caratterizzare questo evento in fausto come purtroppo quello delle morti in maniera scientificamente corretta. Quindi eh, stiamo analizzando questi dati, stiamo raccogliendo progressivamente sempre più cartelle cliniche e in base a questi dati potremmo essere più precisi. Quindi in questo momento purtroppo dobbiamo censire questo tipo di dato però non mi sentirei in questo momento di dare una interpretazione scientificamente eh, sostenuta da, da evidenze. Eh, per quanto riguarda il, i posti di terapia intensiva posso dire che il lavoro che stiamo facendo, e ormai siamo arrivati a 40 persone, è quello di alleggerire le, le strutture di terapia intensiva della Lombardia. Disponiamo ancora di alcune decine di unità di terapia intensiva in tutta Italia e stiamo lavorando per trasferire i pazienti, quindi per supportare la Regione Lombardia. Io non ho avuto notizie e credo che neanche voi avete avuto notizie di decessi perché le terapie intensive della Regione Lombardia non erano in grado di... Eh, Assistere i pazienti. Torna a ripetere quando la regione Lombardia è in difficoltà, ci chiede di alleggerire e di fare posto nelle proprie terapie intensive e noi lo facciamo. Sulle altre regioni, una domanda: avete già detto che ovviamente nessuna regione può considerarsi esclusa da questa emergenza, ma una domanda specifica sulla Puglia, visto che. Da ieri i contagi sono molto aumentati, praticamente se faccio bene il conto del 38%, addirittura i morti raddoppiati da 8 a 16. Eh, se mh, questo è un elemento che vi preoccupa in particolare? Ma, eh, in parte la risposta è già stata data in precedenza. In parte c'è un tema eh, legato ad alcune, chiamiamole, migrazioni eh, avvenute nei giorni scorsi, che inevitabilmente portano alla possibilità del diffondersi anche più velocemente in altri contesti. Eh, credo che anche qui dobbiamo monitorare. Credo che oggi sia eh, una settimana sostanzialmente eh, dall'adozione di alcuni provvedimenti e eh, che nei prossimi giorni potremo capire meglio eh, come questi provvedimenti stiano impattando sulle curve. Credo, e vorrei ribadirlo nuovamente, che non c'è un punto o un posto nel nostro Paese dove uno si possa rifugiare, ma non c'è neanche in Europa, come stiamo vedendo. E quindi l'unico modo per vincere assieme questa battaglia è comportarci tutti nella maniera che abbiamo condiviso, che stiamo condividendo. E questo è l'unico modo per garantire, ripeto ancora una volta, e i dati anche di oggi lo confermano, che la parte, le persone più fragili della nostra comunità, Possano uh, avere le migliori possibilità per ricevere le cure appropriate. Scusa, mi ero scordato una domanda, volevo sapere se la Protezione Civile ha già individuato le strutture alberghiere da requisire per l'isolamento dei pazienti in quarantena e, nel caso, in quali regioni, quali sono stati, Insomma, se può darci qualche dettaglio su questo, grazie. Sì, su questo abbiamo già lavorato con i colleghi delle. Regioni interessate, sapete che la protezione civile è un'articolazione con un dipartimento centrale e poi le protezioni civili e regionali, quindi i colleghi delle regioni hanno elaborato anche loro un piano di occupazione e quindi qualora ce ne fosse bisogno daremo corso anche a queste requisizioni. Bene, grazie. grazie.